What a lovely day, bentornati su Breaking Pop, oggi è il Mad Max giorno, esce un film di cui io sono appena uscito dalla sala, sono ancora nel deserto a vedere l'erede di Mel Gibson animalescamente cercare di sopravvivere nella post-apocalittica. Io mi sto mangiando le mani perché in realtà ero qui in redazione a lavorare, però vabbè, cercherò di recuperarlo comunque a brevissimo. Ma ve lo facciamo commentare da Giorgio Viaro e Eva Carducci che lo hanno visto direttamente a Cannes, dove c'è stato un trionfo di applausi. Sentite. Noi siamo fomentatissimi perché abbiamo appena visto Mad Max Fury Road con Tom Hardy, Charlize Theron. Insomma, il film è stato accolto durante la proiezione stampa di questa mattina, quindi eravamo tutti mezzi addormentati, coro da stadio, urla tra una scena e l'altra, applausi. Insomma, io non mi ricordo niente di simile a Cannes. Tu, Giorgio? Ma io mi ricordo un'emozione simile quando venne proiettato, mi pare 3 anni fa, Drive di Nicholas Winding Refn, con più volte applausi a scena aperta. Il film fa qualcosa di simile, cioè fa una specie di rivoluzione visiva, in questo caso nell'ambito del genere action, così come Drive l'aveva fatta col noir tanti anni fa, Matrix con la fantascienza. È un'opera pazzesca, pazzesca. Voi lo vedete così calmo e posato, in realtà è uscito fuori dalla sala, eravamo tutti veramente molto agitati. Ma parlando di film, è stato presentato anche il primo dei film italiani in concorso, ovvero Il racconto dei racconti di Matteo Garrone. E com'è stata l'accoglienza secondo te? Perché abbiamo sentito pareri contrastanti su internet, c'è stata insomma una buona accoglienza, ma in sala stampa? Durante la proiezione stampa? Sì, beh, in sala stampa e anche in proiezione l'accoglienza è stata freddina. D'altra parte c'è stato qualche applauso, ma non così convinto. D'altra parte secondo me è un film che è difficile che entusiasmi subito, richiede un po' di metabolizzazione. Comunque non è stato accolto male, nemmeno bene come è accaduto in Italia, dove quasi tutti sono stati a favore. Vi diamo appuntamento a domani, sempre qui da Cannes. Ciao. Oggi è il giorno di Mad Max, ma non esce solo Mad Max al cinema, c'è un altro appuntamento importante. Il film di Garrone, il regista noto a tutti, soprattutto per Gomorra, torna al cinema con un fantasy sui generis, Il racconto dei racconti, giusto, che è tra l'altro in concorso a Cannes. E poi vorremmo citarvi un altro piccolo film che esce, è un film piccolo, minore, ma comunque che offre spunti ugualmente interessanti. Si intitola Calvario, è questo film con Donald Gleeson protagonista, tra l'altro è stato presentato al Festival di Berlino di 2 anni fa e oggi arriva in Italia, parla appunto di un prete che viene minacciato di morte e quindi durante una confessione, quindi da una parte deve cercare di far fronte e capire chi vuole ucciderlo all'interno della sua comunità, dall'altra deve anche occuparsi di sua figlia che è super incasinata. Non è assolutamente un action, è un film molto introspettivo, anche abbastanza lento, però insomma per chi apprezza storie drammatiche e profonde sicuramente vale la pena. Comunque andate a vedere Mad Max. Non solo cinema però, Andrea, oggi c'è un appuntamento importante, una serie che io personalmente aspettavo da tempo, giusto? Assolutamente, esce oggi, va in onda Wayward Pines, la serie creata da Shyamalan, il regista del Sesto Senso, oppure per dire l'ammaccio Shyamalan, un linguaggio un po' universale, e è una serie molto attesa, soprattutto perché la campagna promozionale ha spinto tantissimo su caratteristiche simili a quelle di Twin Peaks di David Lynch. La storia è anche abbastanza semplice perché vede Matt Dillon nei panni di un agente federale che si ritrova in questa comunità, piccola cittadina americana, che è appunto Wayward Pines, dopo un incidente d'auto di cui comunque non ricorda le dinamiche e soprattutto non ricorda l'agente con cui era in macchina. Io so che tu hai già visto il pilota, io non ancora. Senza spoilerare nulla, Matt Dillon si reca semplicemente alla ricerca di tu e i suoi colleghi scomparsi misteriosamente proprio in zona Wayward Pines. Si vede che è un mix di generi e soprattutto di serie, perché non solo Twin Peaks, ma Lost, Fringe, dimensioni temporali che si confondono e soprattutto... Quindi avvenimenti misteriosi che non si capiscono assolutamente bene. Assolutamente misteriosi, in realtà è finzione che non si capisce dove sia il confine, insomma... Lo promuoviamo per ora?
Sì e no, perché per certe cose non mi ha convinto del tutto, ma ovviamente come Daredevil insegna non bisogna affidarsi al pilot, per cui diamogli tempo, diamo fiducia a Shyamalan, che insomma nonostante un po' di passi falsi è sempre un regista che col mistero ci sa fare, per cui vediamo come procede. Comunque da stasera il pilota. Andrea, so che ieri è uscito un trailer di un film molto atteso, la prossima pellicola di Guillermo del Toro, giusto? Guillermo del Toro, esatto, regista messicano che ci ha abituato, insomma, a film parecchio visionari, che fossero fiabe gotico come Il labirinto del fauno, blockbuster clamorosi come Pacific Rim. Qui entra nel contesto dell'horror con un film che praticamente si svolge all'interno di una casa infestata, quindi sfrutto un filone citatissimo del genere. Sì, devo dire che a me mi ha fatto voglia soprattutto per il cast. Il cast è straordinario, Tom Hiddleston, i Loki dei film Marvel, Mia Wasikowska, Charlie Hunnam, insomma un trio, Jessica Chastain assolutamente, un trio di grandi attori. Le atmosfere sono sì da brivido, ma con quel gusto un po' fiabesco che appunto, come dicevamo, ha sempre caratterizzato la filmografia di Del Toro. Sì, però il tema, sti horror con le case infestate, non è un ragazzi, po' pescato. Ragazzi, d'altra parte poi bisogna vedere, perché Del Toro ha una chiave di lettura particolare, l'ha sempre dimostrato, per cui potrebbe sorprendere, nonostante già il trailer dimostri parecchi cliché. A me non ha fatto tanto paura questo trailer, per essere un film horror. Onestamente no, ma infatti per me non è un horror quanto più una fiaba gotica ben costruita. Vedremo poi come potrebbe essere la chiave giusta. Andrea, non so se sei troppo giovane, ma ti chiederò: sai che cos'è un disco 45 giri? L'hai mai usato? Non l'ho mai usato. Incredibilmente l'ho visto. Comunque, vabbè, l'anno, il mio anno di nascita è 1985, quindi penso di rientrare. Perché ne parliamo? Perché Giorgio ha scovato per voi dei 45 giri da collezioni con le sigle dei cartoni animati. C'è anche l'uomo tigre, guardate. Amici di Breaking Pop, oggi facciamo un salto nel passato e parliamo di 45 giri, 45 giri dei cartoni animati che hanno costellato la nostra infanzia e che adesso però potete trovare su eBay a prezzi veramente folli, proprio un mercato per collezionisti. Allora cosa facciamo? Niente, ci viene in aiuto l'associazione culturale di TVlandia, che ha pensato bene di ristampare i vari 45 giri delle sigle più famose dei nostri interpreti più amati su un supporto di grande qualità, e facendo sì che nel lato B ci si trovi la base strumentale per poterci fare il karaoke, mentre sul lato A è ancora la stampa proprio classica della canzone su un supporto, dicevo, di grande qualità, tanti colori. Guardate qua, il nostro uomo tigre per esempio è giallo trasparente e con una stampa vintage che però insomma viene riattualizzata in chiave moderna. Sono già uscite diversi box contenitivi di questi vari 45 giri, e nella mia mano trovate la Vinyl Collection numero 1 dedicata ai Cavalieri del Re, peraltro abbiamo avuto la mitica Clara Serina ospite qualche puntata fa di Breaking Pop. Ognuno di questi box contiene anche dentro un pamphlet illustrativo in cui diciamo vengono raccontate un po' di aneddoti e curiosità relative alle sigle che sono all'interno. Dicevo, i box che ho in mano oggi sono dedicati ai Cavalieri del Re, questa è la Vinyl Collection numero 1, poi qui abbiamo la numero 2 e la numero 3 che è ancora in fase di stampa, e tra gli ultimi arrivati annovera niente meno che, attenzione, il mitico Devilman, uscito in doppio colore rosso sangue e verde diavolo, e poi Renzi la strega, anche lei in doppio colore, indovinate io quale ho preso? Viola, ovviamente. Mi raccomando, cercate TVlandia con le mitiche sigle dei Cavalieri del Re. Breaking Pop finisce qui. Luca, ti saluto, sai perché? No, vado a vedere Mad Max. Ciao ragazzi, a presto, arrivederci alla prossima. Mi sa che lo seguo perché ho già voglia di rivedermelo. A domani.